Benvenuti, ben ritrovati. Apriamo questa edizione del TG Sud con la notizia del giorno che è l'arresto dei presunti autori della rapina all'agenzia bancaria Credem di Trapani avvenuta lo scorso 26 agosto. Vediamo i particolari in questo servizio. Francesco Lococo, 29 anni, Pietro Di Mariano, 26 anni, Gioacchino Buscetta, 36 anni, pregiudicati palermitani, sono indagati per aver rapinato lo scorso 26 agosto la filiale della banca Credem di Via Virgilia a Trapani. La squadra mobile di Trapani li ha arrestati stamattina alle 4 a Palermo, nel quartiere di Ballarò e a Misilmeri. I tre sono stati identificati a partire dall'analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza. Una particolare t-shirt bianca e nera, indossata da Gioacchino Buscetta durante la rapina, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare tutta la banda. Le immagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire gli spostamenti dei rapinatori da quando hanno lasciato la città dopo il colpo, sino al rientro nelle loro abitazioni a Palermo. Decine di filmati, comparati con le immagini delle telecamere presenti nella filiale della banca e successivamente le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, sono confluiti nell'impianto accusatorio che ha convinto il GIP di Trapani ad accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere del pubblico ministero Franco Belvisi. La rapina era avvenuta il 26 agosto alle 11.30. I rapinatori sono entrati nella filiale Credem grazie a Lococo che, fingendosi un cliente, aveva passato per primo la porta di sicurezza con il viso parzialmente nascosto da un cappellino. Una volta all'interno, Lococo aveva minacciato uno dei cassieri con un paio di forbici trovate su una scrivania e gli aveva fatto aprire la porta per far entrare gli altri due complici. I tre malviventi avevano chiuso in una stanza gli impiegati e i clienti presenti insieme a quelli che, via via, entravano nella filiale, ignari di cosa stava accadendo. Lococo quindi si era spostato nel caveau con il cassiere e il direttore e aveva atteso per 15 minuti l'apertura di una delle due casseforti temporizzate che custodiva 50.000 euro. I rapinatori non hanno aspettato l'apertura della seconda cassaforte perché sarebbero dovuti trascorrere altri 30 minuti e il rischio di essere scoperti sarebbe aumentato, ma prima di fuggire hanno razziato dalle casse altri 15.000 euro. Riposte le banconote dentro un sacco nero, sono scappati a bordo di due auto. Gli investigatori della Mobili, dopo la rapina, avevano perlustrato la città individuando la via di fuga e le auto, una Golf e una Multipla, grazie alla videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. Sul percorso fatto dalle due auto, in via Fardella, i poliziotti hanno trovato dentro un cassonetto dei rifiuti una camicia e i guanti in lattice indossati da uno dei malviventi e tre telefoni cellulari che erano stati sottratti ai clienti della banca. Durante la perquisizione nell'abitazione di Lococo è stato rinvenuto e sequestrato anche 1 chilogrammo di hashish suddiviso in panetti e diverse dosi. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trapani, dove attendono l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP. Beh, non è l'unica notizia ovviamente che ascolterete nel corso di questa edizione. Ci fermiamo adesso per la pubblicità. Tra poco vi raccontiamo di ieri, cioè dove scoppia la pace a metà, potremmo dire, del cambio di amministratore unico in ATM, degli eventi che si sono tenuti nel fine settimana, e ci sarà anche lo spazio per lo sport, ma tra poco. Erice, scoppia la pace? Ni. La sindaca recupera l'appoggio dei socialisti Nacci e Vugliaro, ma rischia di perdere l'appoggio dei due consiglieri del Partito Democratico. ATM Trapani cambia l'amministratore unico, la società di trasporto pubblico si appresta ad annoverare al suo interno quali soci anche i comuni di Erice, Paceco e Favignana. La giornata delle vittime della strada, iniziativa ieri a Trapani per sensibilizzare sul tema degli incidenti stradali. Poi alla scoperta del mondo sotterraneo, nella sede del CAI di Erice, si è tenuto un incontro dedicato alle grotte del Trapanese con il gruppo dello Speleo Team. Per lo sport, vittoria al Cardiopalma, parliamo di Pallacanestro Trapani, che ha vinto di 2 punti con un canestro a 1 secondo e mezzo dalla fine e ha battuto la capolista a Monferrato. Per l'approfondimento invece il Sud incontra il Sud, l'oste
Pino Maggiore racconta del suo viaggio a Little Rock in Arkansas, nel profondo sud degli States, dove è stato ambasciatore della cucina tramanese. Un piccolo moto d'orgoglio per tutti noi, certamente. Ma intanto partiamo da Erice, dalla vetta, dove si dice da qualche giorno che sia scoppiata la pace. Ma in realtà sembrava di sì dopo la nomina dei due nuovi assessori nella giunta guidata dalla sindaca Daniela Toscano, cioè i consiglieri comunali Peppe Spagnolo e Paolo Genco, che lascia quindi l'incarico di Presidente del Consiglio. E invece, se da un lato queste due nomine hanno aperto il dialogo con i due socialisti in Consiglio Comunale, dall'altro è proprio di stamattina la presa di posizione dei due consiglieri del Partito Democratico, Carmela Daidone e Pino Agliastro, i quali parlano di, senza mezzi termini, di operazione di maquillage e non di programmazione amministrativa, e si pongono quasi quasi non all'opposizione ma da indipendenti. Ascoltiamo il servizio. Il rimpasto è servito. Peppe Spagnolo e Paolo Genco siederanno in giunta con la sindaca Daniela Toscano e, superato il periodo di prova, si dimetteranno dalla carica di consigliere comunale. Al loro posto entreranno Michele Cavarretta e Ninni Simonte. Tutto ha avuto un'accelerazione fra giovedì e sabato. Spagnolo così si dovrà occupare di sport, servizi cimiteriali e polizia municipale, oltre che del servizio idrico integrato. A Genco, che prende il posto dell'assessore avvocato Patrizia Baiata, andranno i lavori pubblici, il territorio, l'urbanistica, l'abusivismo edilizio, il suo aperrandagismo. Confermato al bilancio, a finanze e protezione civile, il vice sindaco Gianrosario Simonte, che ha ceduto lo sport a Spagnolo. Gianni Mauro resta al patrimonio, finanziamenti, marketing territoriale e agenda urbana. Chiude la squadra di governo Luigi De Vincenzo, assessore all'ecologia, igiene, sanità, ambiente, verde pubblico e servizi manutentivi. Questo è il quadro dell'esecutivo della vetta. Per la carica di presidente del Consiglio Comunale, che sarà lasciata da Paolo Genco, si va, come ormai noto, verso l'elezione di Luigi Nacci. In merito, però, va aperto un capitolo a sé. L'invito dei socialisti nei mesi scorsi era chiaro. Abbiamo un percorso di garanzia istituzionale, dicevano, che possa dare serenità all'azione amministrativa ericina fino alla fine del mandato. Tradotto significa: non siamo interessati ad avere un posto in giunta, preferiremmo avere la presidenza del Consiglio Comunale. Mesi di ragionamento più o meno sotterranei alla fine hanno portato la sindaca a convincere in un certo senso anche Giacomo Tranchida, e da sabato i socialisti sono stati individuati come partners affidabili non solo per questo mandato ma anche come interlocutori delle prossime elezioni previste fra 2 anni e mezzo. In realtà, per dirla tutta, non è il PSI ad avere sottoscritto il documento programmatico, ma i soli Nacci ed Agugliaro a livello personale. I socialisti ericini, infatti, rumoreggiano, e non tanto sommessamente, anche i consiglieri del Partito Democratico, Carmela Daidone e Pino Agliastro, i quali hanno prodotto un documento con il quale prendono le distanze dall'accordo siglato e ratificato nei giorni scorsi. La montagna ha partorito il topolino, scrivono Daidone e Agliastro, e si dicono indipendenti, disposti a portare avanti il solo programma elettorale con il quale hanno chiesto il sostegno nel 2017. Per loro due, il patto firmato nei giorni scorsi ad Erice non rappresenta un rilancio costruito sui tavoli di lavoro, condivisione di obiettivi fra coloro che hanno sostenuto questa amministrazione, ma rappresenta campagna acquisti, attribuzione di cariche e onoris causa, maquillage e quant'altro si pensi possa tornare utile alle prossime elezioni. Per Nacci, comunque, sembra avviarsi il percorso che lo porterà, a questo punto con difficoltà, sullo scranno più alto del Consiglio Comunale, la presidenza dell'Assemblea Consiliare, ma la parola fine, oggi, sembra lontana dall'essere scritta. In questo fine settimana l'assessore del Comune di Trapani, Giuseppe Pellegrino, è stato a Bologna per partecipare all'Assemblea Nazionale del PD, che si è conclusa ieri con l'intervento del segretario nazionale Nicola Zingaretti. Nel corso della 3 giorni, intitolata Gli anni 20 del 2000, tutta un'altra storia, Pellegrino, che è componente dell'Assemblea Nazionale, ha preso contatti con la responsabile della sostenibilità nel PD, Chiara Braga, per chiedere di far osservare la Carta Universale dell'Agronomo scritta nel 2015 all'Expo di Milano. Lo vedete nella foto, l'assessore trapanese ha anche incontrato il ministro Giuseppe Provenzano, con cui ha parlato di infrastrutture a partire da alcune opere come la linea ferrata Alcamo-Trapani, via Milo e il sottopassaggio di Marsala. Parliamo invece adesso di ATM, cambia l'amministratore unico, ma non è l'unica novità. Era già tutto previsto, nessuno gridi allo scandalo. Per l'ingegnere Massimo La Rocca, dopo 3 anni di sana gestione dell'ATM SPA, è arrivato il tempo di farsi da parte per la naturale scadenza del suo incarico, già peraltro prorogato per qualche mese. Ha lavorato bene, a detta di tanti, tranne che di pochi detrattori che possiamo annoverare soprattutto in quelle frange della politica che si autoalimenta con il vecchio modo di ottenere consensi. Su Facebook, da venerdì sera, nei confronti di La Rocca è un susseguirsi di congratulazioni e ringraziamenti, oltre che di perplessità per il fatto che non sia stato riconfermato la
guida dell'azienda dei trasporti. Ma ATM si appresta a compiere un salto in avanti e il sindaco di Trapani, nelle more che l'azienda diventi una società più articolata, che al suo interno comprenderà anche i comuni di Erice, Paceco e Favignana quali soci, ha affidato l'incarico di amministratore unico all'attuale direttore di ATM, Salvatore Barone. Incarico che durerà fino al 31 marzo prossimo. Per quella data infatti si presume possa essere definito il nuovo volto della società di trasporto con tanto di consiglio di amministrazione. La nuova governance, come previsto per legge, verrà individuata dal sindaco Tranchida, che si avvarrà del concorso dei soci comuni per l'individuazione dei 2/5 dei componenti del CDA e poi, acquisita la manifestazione di interesse, per l'individuazione degli altri 3/5 in quota comune di Trapani. Il compenso lordo complessivo del nuovo CDA, ovviamente, come previsto per legge, non potrà superare il compenso lordo dell'uscente amministratore unico. Pertanto sono stati deliberati i compensi in ragione di 10.000 euro lorde annue per il presidente amministratore delegato e poco meno di 5.000 annue lorde per gli altri 4 componenti del nascituro CDA. I requisiti professionali dei componenti saranno strettamente correlati ad alcune caratteristiche professionali e formative che determineranno elementi di valutazione aggiuntiva in sede di pubblico concorso per l'assunzione a tempo indeterminato del nuovo direttore generale di ATM. Anche Tranchida comunque ha espresso sentiti ringraziamenti nei confronti dell'ingegnere La Rocca. La gestione ATM di La Rocca, dice Tranchida, presenta una società sana che comunque la nostra amministrazione vuole fare diventare soggetto di mobilità e servizi strategico nel comprensorio territoriale, aumentandone le potenzialità espressive grazie alle modifiche statutarie già intervenute con il consenso della maggioranza consiliare. Cambiamo argomento, purtroppo ancora una volta di lunedì dobbiamo raccontarvi episodi di criminalità micro o macro che possa essere insomma nel trapanese, fra Trapani ed Erice certamente. Parliamo di un altro weekend all'insegna della violenza, questa volta nel territorio ericeino a valle, in via Manzoni in particolare, di fronte alla caserma Zanettino, dove nella notte fra sabato e domenica due cugini di 17 e 18 anni sono stati accoltellati da un coetaneo al culmine di una lite scoppiata probabilmente per un'occhiata di troppo ad una ragazza. Ad avere la peggio il 17enne colpito da un fendente al torace, ricoverato in prognosi riservata al Sant'Antonio Abate. È stato invece dimesso dai sanitari con una prognosi di 10 giorni il cugino. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani per risalire all'accoltellatore che è riuscito a fare perdere le proprie tracce. E sempre nel territorio di Erice, nel popoloso quartiere di San Giuliano, questa notte sono andate a fuoco, lo vedete dalla foto, 4 auto sul posto. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per domare l'incendio e ci sono ovviamente indagini in corso per risalire alla matrice del rogo, che però sembrerebbe dolosa. Sit-in di protesta degli agenti di polizia penitenziaria questa mattina di fronte al carcere Pietro Cerulli di San Giuliano Erice. Hanno approfittato della presenza del capo dipartimento nazionale dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, per fare sentire la loro voce. Sit-in di protesta questa mattina da parte dei sindacati e degli agenti della penitenziaria che ancora una volta denunciano la carenza di personale. A scatenare la protesta l'apertura del padiglione Tirreno presso le carceri Pietro Cerulli di Trapani. In una nota unitaria noi abbiamo descritto proprio la politica dell'amministrazione, il gioco delle tre carte. Noi quest'estate abbiamo iniziato una protesta fortissima che ha portato l'aumento dell'organico di 20 unità a Trapani, ma quella era una situazione che doveva calmare quella situazione passata. Invece, come ho detto prima, col gioco delle tre carte ci hanno imposto di aprire un nuovo reparto e l'occasione per far sentire all'amministrazione tutta, perché oggi c'è una riunione tra tutti i direttori della Sicilia comandanti e viene il capo del dipartimento per dire di una politica veramente scandalosa che ricade solo sulla pelle della polizia penitenziaria, che realmente garantisce l'ordine e la sicurezza nelle città, perché un'evasione è un problema di ordine pubblico e questo qua non lo deve sottovalutare nessuno. Un problema che affligge non solo le carceri trapanesi, ma esteso in tutta la Sicilia. La situazione riguarda tutta la Sicilia, stiamo facendo una serie di manifestazioni in tantissime sedi, siamo stati ad Bicocca, Istituto Catania, saremo a Palermo, è una situazione ormai conclamata ed è una situazione che ci sta realmente portando via dignità di poter portare, e questa è una paura molto pesante, il rispetto della nostra divisa, lo sta avvenendo meno da chi ci comanda e questa è la cosa grave. Abbiamo una carenza d'organico in tutti gli istituti della Sicilia, più di, non voglio esagerare, 1.000 uomini.
Siamo arrivati allo sbando, non possiamo più continuare e tacere. Oggi loro fanno festa e noi faremo festa fuori. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ritorniamo in studio, parliamo di un'altra iniziativa che si è tenuta ieri, la manifestazione per le vittime della strada, ma parleremo anche delle bellissime escursioni organizzate dal CAI, poi lo sport e l'approfondimento. Questa parte di DG parleremo della giornata delle vittime della strada con un'iniziativa che si è tenuta ieri a Trapani, poi parleremo di un'altra iniziativa del CAI, quella che ci porta alla scoperta del mondo sotterraneo con un incontro dedicato alle grotte del Trapanese. Poi per lo sport invece vittoria al Cardiopalma, ovviamente parliamo della Pallacanestro Trapani che ha vinto di 2 punti a 1,5 dalla fine contro la capolista Monferrato. E questi sono appunto i principali titoli di questa parte di TG. Apriamo con l'iniziativa di ieri mattina, terza domenica di novembre, come ogni anno era la giornata dedicata alle vittime della strada, a Trapani una piccola ma sentita manifestazione. Anche a Trapani alcuni cittadini hanno voluto ricordare chi ha perso la vita in un incidente stradale dandosi appuntamento in via Conte Agostino Pepoli per un sit-in che si è tenuto nello slargo antistante l'uscita laterale della Chiesa della Madonna di Trapani, dove il gruppo guidato da Natale Salvo, promotore dell'iniziativa, ha preparato una installazione con i nomi delle ultime 5 persone morte nei mesi scorsi nell'Interland. A terra hanno invece posizionato una bicicletta, una carrozzina, un bambolotto, delle magliette sporche di sangue. Penso che proprio soltanto con una scena shock le persone si possono interessare e capire i drammi che colpiscono le famiglie quando avvengono degli incidenti, specie se mortali. Quindi vedere il sangue, delle magliette sporche di sangue, vedere il passeggino, il bambolotto a terra, la bicicletta a terra, può far capire che i morti a Trapani sono reali, non sono numeri. E morte sono spesso gli utenti deboli, sono i ciclisti, sono i pedoni. La giornata delle vittime della strada è servita anche a puntare i riflettori sul tema della prevenzione, con Natale Salvo che è tornato a chiedere interventi strutturali, chiamando in causa Piazza Martiri d'Ungheria e la rotonda realizzata anni addietro che ha di fatto azzerato gli incidenti mortali nel centrale nodo viario. L'esempio concreto è Piazza Martiri Ungheria. Salvatore Xilone è l'ultimo morto di Piazza Martiri Ungheria, una piazza che sappiamo tutti quanto era pericolosa. Al di là della piazza si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, si è costata o non è costata, da 8 anni, da quando c'è Piazza Martiri Ungheria con la rotonda, non ci sono morti. A causa delle abbondanti piogge di ieri nella zona di Castelvetrano c'è stato un distacco elettrico delle pompe di rilancio a Bresciana e questo porterà a problemi nell'erogazione idrica in tutto il territorio del comune di Trapani. Per limitare il disagio l'assessore al servizio idrico integrato di Trapani, Nini Romano, si è rivolto a Sicilacque per chiedere una fornitura straordinaria. I tecnici comunali nel frattempo sono immediatamente intervenuti per risolvere il problema. Mario Torrente invece, il nostro prezioso Mario che ci porta sempre in giro per i posti più belli e a volte anche sconosciuti o quantomeno poco noti del nostro territorio, ci racconta adesso di questo incontro organizzato dalla CAI nella sede appunto del CAI di ieri. Cioè, si parla di speleologia e soprattutto si parla delle grotte della provincia di Trapani. Vediamo. Un viaggio nel mondo sotterraneo con i componenti dello Speleo Team Trapani che hanno affrontato vari argomenti illustrando anche le tecniche e le attrezzature necessarie per questo tipo di attività. A partire dal geologo Roberto Grammatico che ha spiegato cosa sia la speleologia. Trapani fortunatamente, ma tutta la provincia, è un territorio estremamente ricco di cavità, quindi tutto quegli aspetti carsici che si trovano sia in superficie che nel sottosuolo.
troviamo a, diciamo, un grandissimo numero di cavità nel territorio di Custonaci, dove ci sono delle rocce calcaree che si prestano molto a questo tipo di attività di processo chimico, insomma di dissoluzione delle rocce. Altre cavità molto importanti si trovano sui gessi nel territorio di Calatafimi, di Vita, di Santa Ninfa, eccetera. Quindi la nostra attività è quella di ricercare, esplorare, studiare e capirne la genesi e il contesto di queste cavità all'interno del, diciamo, dell'ambiente geologico e del territorio geologico. Di un argomento assolutamente importante ha parlato il referente del CAI di Erice, Vincenzo Fazio, che ha aperto un incontro tenuto nella sede di via Apollonissa. Questa sera abbiamo voluto ospitare una serata a tema per l'introduzione della speleologia nel trapanese, perché riteniamo che la speleologia sia un argomento assolutamente importante anche come attrattore turistico, e quindi va diffusa la sua conoscenza nell'ambito del territorio della provincia di Trapani. Trapani è ricchissima nel mondo sotterraneo di grotte, e quindi questa sera gli amici di Speleotim ci presenteranno gli itinerari speleologici della provincia di Trapani. E nel corso dell'incontro sono stati anche mostrati dei video sull'attività dello Speleotim Trapani. Spazio naturalmente agli equipaggiamenti e alle attrezzature usate, argomento di cui ha parlato Rosario Bonventre, che ha anche mostrato come si fanno i nodi e l'imbragatura necessaria per scendere in una grotta. Questo è il classico imbrago da speleo. È un imbrago che ha le sue caratteristiche, è un imbrago che va cambiato periodicamente. Essenzialmente è semplice, non è particolare. La parte bassa è lo schienale, poi tutto il resto si concentra qui nell'ovale al centro, dove verranno attaccati e assemblati tutti gli attrezzi per la risalita e la discesa. In primo luogo, uno degli attrezzi che sicuramente è essenziale è la corda, che prima di andare in grotta, siccome è la cosa più sicura, bisognerà controllare per evitare rotture e perdita di uomini. Dopodiché il discensore, che è questo aggeggio di qua, questo attrezzo di qua, che serve a garantire una discesa, e ovviamente viene messo con una serie di sicurezze laterali. E poi nei sistemi di risalita viene utilizzato questi due attrezzi, che sono questo, che sarebbe il crawl, e poi la maniglia, che aiuta per spingersi verso l'alto. E adesso vediamo le previsioni del meteo per la giornata di oggi. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 13 e i 17 gradi e venti forti provenienti da sud-sud-est. Il mare sarà molto mosso, i venti continueranno a soffiare da sud-sud-est. Per domani mattina cielo coperto con venti moderati provenienti da sud-sud-ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 13 gradi, sui 16 le massime. Il mare sarà molto mosso, i venti continueranno a soffiare da sud-sud-ovest. E per quanto riguarda gli appuntamenti sulla nostra emittente, come ogni lunedì, stasera alle 20.45 e poi in replica a mezzanotte andrà in onda Sport Sud. Il lunedì ospiti di Stefania Renda e Fabio Tartamella, ci saranno il direttore sportivo del Trapani Calcio, Luca Nember, il coach trapanese Giacomo Genovese e anche Francesco Francioso. Alle 20 invece, prima dello sport, trasmetteremo Salus, la rubrica di sanità a cura di Wally Cammarere. Questa settimana ospite il dottor Stefano Daidone, che è il direttore del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Sant'Antonio Abate. Poi, se vi va di ascoltare un po' di politica, le ultime novità su Erice, certamente alle 23 con me a Seconda Repubblica ci saranno in studio i tre protagonisti del recente rinnovamento, diciamo così, che riguarda la politica ericina, cioè i due neoassessori Giuseppe Spagnolo e Paolo Genco, e colui che si presume possa diventare il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Erice, cioè il dottore Luigi Nacci. Questa trasmissione alle 23. Lo sport invece adesso, ma dopo la pubblicità.
vittoria sul fotofinish per la Pallacanestro Trapani, che ha battuto ieri con appena 2 punti in più il Casale Monferrato, cioè la capolista. Risultato finale, premi Granata per 62-60. Il blocco di Goins e infatti è Corbett che si butta dentro e c'è il tapping di Goins! Partita non adatta ai deboli di cuore, quella che la Pallacanestro Trapani ha giocato ieri al Palaconad contro la prima della classe, Casale Monferrato. Una gara condotta magistralmente, soprattutto in difesa, per 33 minuti, con i Granata sopra anche di 14 punti. L'ultimo quarto è il più complicato, perché Trapani subisce il rientro di Casale con Piazza, che realizza 2 triple, un canestro su penetrazione e poi la schiacciata di Camarà. Trapani, se da un lato permette agli avversari di portarsi sul +3, dall'altro trova le energie per non mollare e trova Goins, protagonista prima con una tripla e poi con la correzione al tiro di Corbett, che fa esplodere il Palaconad proprio sulla sirena. Di alto livello la difesa dei Granata, buona la prova ancora una volta degli americani, meglio Spizzichini e Amici. Quest'ultimo, anche se non preciso, è stato bravo nella difesa su Roberts, autore solo di 3 punti, e poi sono suoi 11 rimbalzi e 6 assist. Ancora una volta Goins dimostra la sua crescita continua. Questo il commento di coach Parente al termine della gara. Credo che abbiamo meritato la vittoria, perché siamo stati perfetti per 32 minuti, rispettando alla lettera, è la prima volta che succede, il piano partita, che prevedeva anche lasciare con Piazza in campo un po' di libertà. E Ale poi è stato bravo, perché ha preso fiducia segnando 3 canestri, e noi lì abbiamo iniziato un po' a scuotere la testa e non difendere più. Abbiamo chiamato 2 time out, però siamo rimasti concentrati e abbiamo rivinto una partita difficile. Se Ale non avesse segnato il primo, sicuramente la partita, secondo me, sarebbe finita 4-5 minuti prima. Detto questo, arrivavamo in una condizione non ottimale, perché, come avete visto tutti, Corbett zoppica e ha un problema, quindi grazie che ha giocato in queste condizioni. Spizzichini non stava neanche tanto bene e ha giocato in queste condizioni. Curtis non si è allenato 2 giorni e giocavamo contro una squadra che ruota 10 giocatori e tiene sempre il profilo alto dell'intensità. I risultati dell'ottava giornata di basket Serie 2 Old Wild West, il girone Ovest, sono questi qua, li vedete in sovrimpressione. Eurobasket Roma, Givova Scafati 82-91, Benacquista Assicurazioni Latina contro la BCC Treviglio 80-57, Bergamo perde contro la Geve Napoli 56-83, 2B contro Trama, abbiamo visto appena, contro la 9 più Casale Monferrato vince la squadra Granata con 2 punti di stacco, Bertram Tortrona contro la Orlandina Basket Capodorlando vince la squadra di casa, Agrigento batte Torino per 92-91 e poi la Zeus Energy Group Rieti contro la Edinol di Biella vede vincere la Biella con 10 punti di scarto sulla squadra di casa. Per la pallamano femminile di Serie A2 invece Fondi contro Handball Erice, le Ericine nettamente superiori vincono con il punteggio di 39-23 fuori casa. Non possiamo fare che fare complimenti appunto alla squadra di Handball. Passiamo al calcio. In Serie D si è giocata la 12ª giornata. Per quanto riguarda le nostrane, vi segnaliamo Marsala contro Ragusa 0-0, Palmese contro Palermo 0-0. In classifica conduce sempre il Palermo al primo posto, inseguito a 8 lunghezze dal Savoia. Il Marsala invece è 15esimo a metà classifica con 15 punti. Nel campionato di calcio di eccellenza, la 10ª giornata, le travanesi hanno conseguito questi risultati: Alcamo Mazzara 1-2, Canicattì Castellammare 2-0, Dattilo Parmonval 3-1. Il Dattilo dalla classifica lo dovremmo vedere capolista con 30 punti, seguito dall'Acragas a 24. Il Castellammare e Mazzara 7º e 8º posto con 15 punti, fanalino di coda l'Alba Alcamo con 1 solo punto. Infine il campionato di promozione è giunto anch'esso alla 10ª giornata. Per le nostrane, diciamo così, la SC Mazzarese Lercara vincono i Mazzaresi 4-0, San Vito Lascari 0-0, Folgore Bagheria 3-0. Prima la Folgore a pari punti con Castel Termine, Mazzarese al 5° con 18 punti, San Vito 13° invece con 9 punti.
Beh, c'è una fervente attività agonistica per quanto riguarda il mondo del tiro con l'arco. Ieri si è tenuto il trofeo Città di Trapani organizzato dalla ASD Polisportiva Drepano Trapani, gara interregionale di tiro con l'arco valevole per le qualificazioni ai campionati italiani. Diversi atleti trapanesi si sono posizionati sui gradini più alti del podio, per esempio Sebastiano Coppolo, l'abbiamo visto poco fa, il primo da sinistra, è arrivato primo nella categoria Seniores Compound con un punteggio di 563. Le società trapanesi sono la ASD Polisportiva Drepano Trapani, la ASD Arcieri di Venere, la ASD La Rosa Bianca, la Compagnia Arcieri Elimi, mentre la Diamond è una società di Palermo con una sede distaccata a Trapani. Fra i suoi iscritti annoveriamo le campionesse paralimpiche Maria Andrea Virgilio e Veronica Floreno, all'ormai trapanese di adozione Antonino Lisotta. Prossimo appuntamento domenica prossima, sempre a Trapani, con la gara che sarà organizzata dalla ASD Arcieri di Venere. Con lo sport noi abbiamo finito questa edizione del TG Sud, vi saluto e vi ringrazio. Il Sud incontra il Sud, questo è il tema di una grande iniziativa che si è svolta negli Stati Uniti, in particolare nello stato dell'Arkansas, a Little Rock, e ospite di questa manifestazione è stato Pino Maggiore, che è qui con noi nei nostri studi. Allora, Pino Maggiore, lo presentiamo, molti lo conoscono, non avrebbe bisogno di presentazione, ma comunque, in sintesi, Pino Maggiore è, ecco, lo facciamo vedere, un oste. Diciamo che Pino rifugge dalla rigorosa definizione di chef, perché lui preferisce definirsi oste. Per quale ragione? Innanzitutto perché io gestisco la cantina nazionale da quasi 40 anni e mi occupo, oltre della cucina, mi occupo della gestione del ristorante, del personale. Poi l'oste è una figura importantissima, perché l'oste è colui che sa fare tutto. Io nel mio ristorante ormai non cucino più da 23 anni, perché ho la cuoca, la signora Isse. Senti, veniamo a questa iniziativa molto bella negli Stati Uniti. Sei stato ospite di questa Sud Meet Sud, il Sud incontra il Sud. In particolare il giorno 11 tu hai incontrato una intera classe, sì, di studenti, sì. Sì, di quello che possiamo considerare un istituto alberghiero. Sì, no, era un istituto di scienze gastronomiche. Scienze gastronomiche. Molto, cioè, chi si lavora a livello universitario. Sì, universitario, sì, sì. Però è anche bello perché ha rivolto anche ai ragazzi disabili, perché c'erano down, ragazzi ciechi, sottomuto. È stato, infatti ho fatto anche un laboratorio con loro. Abbiamo incocciato il couscous assieme, abbiamo fatto delle cose anche... Ecco, tu hai portato il couscous alla trapanese? No, abbiamo fatto tutto trapanese, perché ho fatto il pesce spada con i pomodorini capri di Pantelleria, l'origano di Pantelleria, l'aglio rosso di Nubia, le busiate, abbiamo fatto il pesto trapanese, abbiamo portato Trapani. Qual è stata l'accoglienza di Little Rock ad un rappresentante della cucina e della cultura mediterranea? Ma è stata un'accoglienza del sud come quella nostra, sono state molto ospitali. C'è un progetto molto bello, perché nasce perché a Little Rock ci sono molti palermitani. Infatti questo progetto nasce, infatti ci deve essere un collocamento tra il sindaco Orlando e il sindaco di Little Rock. Però è sfumato, però ci sarà questo incontro. Ma io sono stato un infiltrato, perché dovevo andarci un cuoco palermitano, perché la delegazione era palermitana. Ma non ci hai fatto sfigurare comunque? No, hanno scelto perché io poi negli Stati Uniti sono conosciuto, perché ero stato 8 anni fa una convention sulla cucina mediterranea. Eravamo 70 chef o host. Infatti l'ho detto, che poi io vengo... Perché io faccio una cucina del territorio, faccio una cucina senza rivisitazione. Legata faccio... alla tradizione. Sì, sì, faccio... Senti, facciamo vedere anche ai nostri telespettatori questo, chiamiamolo diploma, è un riconoscimento in realtà, che è stato conferito a Pino Maggiore, a Giuseppe Pino, sì, Maggiore, dal governatore. Sì, è un attestato, come un ambasciatore, loro, certo, ci hanno accolto come ambasciatori. Ambasciatori del buon cibo e della buona cucina. Sì, 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 no, poi ci hanno portato in giro, abbiamo conosciuto...
delle famiglie dove hanno creato un museo di storia, di fotografie dal 1840 ad oggi. Hanno creato questo spazio dove c'è la storia dei siciliani, degli italiani, degli emigranti in America, che non è ancora stato forte facile. Il legame con le proprie radici. Sì, ancora forte, infatti questa cosa loro l'hanno apprezzato. Infatti vogliamo creare, il futuro è quello di creare dei rapporti anche commerciali, perché loro, le nostre materie prime sono ricercate, il nostro olio, abbiamo parlato dell'olio, abbiamo parlato dei prezzi di Slow Food. Ringraziamo Pino Maggiore, siamo Grazie. Giunti alla conclusione, ringraziamo Pino Maggiore, host della Cantina Siciliana, rappresentante del buon cibo e della buona cucina trapanese negli Stati Uniti d'America. Anche nel mondo. E anche nel mondo. Che l'ho portato in Giappone, sono stato a San Pietroburgo, sono stato a Vienna, valido ambasciatore della cucina trapanese. Sì, ormai diciamo come oste sì, porto molto, sono contento di questo, che promuovo la mia terra, perché ha bisogno di ambasciatori, perché come dico sempre, noi basta poco per venderci, perché abbiamo le cose, abbiamo un territorio che ci dà tante cose buone. Bisogna solo saperlo fare. Grazie. Grazie a Pino Maggiore, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito fino alla fine. Apriamo questa edizione con gli arresti dei tre presunti rapinatori all'agenzia Credem di via Vigilio a Trapani, avvenuta lo scorso 26 agosto. Vediamo. Francesco Lococo, 29 anni, Pietro Di Mariano, 26 anni, Gioacchino Buscetta, 36 anni, pregiudicati palermitani, sono indagati per aver rapinato lo scorso 26 agosto la filiale della banca Credem di via Vigilio a Trapani. La squadra mobile di Trapani li ha arrestati stamattina alle 4 a Palermo, nel quartiere di Ballarò e a Missilmeri. I tre sono stati identificati a partire dall'analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza. Una particolare t-shirt bianca e nera, indossata da Gioacchino Buscetta durante la rapina, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare tutta la banda. Le immagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire gli spostamenti dei rapinatori da quando hanno lasciato la città dopo il colpo sino al rientro nelle loro abitazioni a Palermo. Decine di filmati, comparati con le immagini delle telecamere presenti nella filiale della banca e successivamente le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, sono confluiti nell'impianto accusatorio che ha convinto il GIP di Trapani ad accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere del pubblico ministero Franco Belvisi. La rapina era avvenuta il 26 agosto alle 11.30. I rapinatori sono entrati nella filiale Credem grazie a Lococo che, fingendosi un cliente, aveva passato per primo la porta di sicurezza con il viso parzialmente nascosto da un cappellino. Una volta all'interno, Lococo aveva minacciato uno dei cassieri con un paio di forbici trovate su una scrivania e gli aveva fatto aprire la porta per far entrare gli altri due complici. I tre malviventi avevano chiuso in una stanza gli impiegati e i clienti presenti insieme a quelli che, via via, entravano nella filiale, ignari di cosa stava accadendo. Lococo quindi si era spostato nel cavò con il cassiere e il direttore e aveva atteso per 15 minuti l'apertura di una delle due casseforti temporizzate che custodiva 50.000 euro. I rapinatori non hanno aspettato l'apertura della seconda cassaforte perché sarebbero dovuti trascorrere altri 30 minuti e il rischio di essere scoperti sarebbe aumentato, ma prima di fuggire hanno razziato dalle casse altri 15.000 euro. Riposte le banconote dentro un sacco nero, sono scappati a bordo di due auto. Gli investigatori della mobili, dopo la rapina, avevano perlustrato la città individuando la via di fuga e le auto, una Golf e una Multipla, grazie alla videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. Sul percorso fatto dalle due auto, in via Fardella, i poliziotti hanno trovato dentro un cassonetto dei rifiuti una camicia e i guanti in lattice indossati da uno dei malviventi e tre telefoni cellulari che erano stati sottratti ai clienti della banca. Durante la perquisizione nell'abitazione di Lococo è stato rinvenuto e sequestrato anche un chilogrammo di hashish suddiviso in panetti e diverse dosi. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trapani, dove attendono l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP.
Aderice, Giuseppe Spagnolo e Paolo Genco sono diventati neoassessori della giunta guidata dalla sindaca Daniela Toscano. Da un lato la sindaca prova a recuperare i socialisti ma rischia di perdere il sostegno e certamente ci sono dei malumori da parte dei due consiglieri del Partito Democratico. Vediamo. Il rimpasto è servito. Peppe Spagnolo e Paolo Genco siederanno in giunta con la sindaca Daniela Toscano e, superato il periodo di prova, si dimetteranno dalla carica di consigliere comunale. Al loro posto entreranno Michele Cavarretta e Ninni Simonte. Tutto ha avuto un'accelerazione fra giovedì e sabato. Spagnolo così si dovrà occupare di sport, servizi cimiteriali e polizia municipale, oltre che del servizio idrico integrato. A Genco, che prende il posto dell'assessore avvocato Patrizia Baiata, andranno i lavori pubblici, il territorio, l'urbanistica, l'abusivismo edilizio, il suo aperrandagismo. Confermato al bilancio, a finanza e protezione civile, il vice sindaco Gianrosario Simonte, che ha ceduto lo sport a Spagnolo. Gianni Mauro resta al patrimonio, finanziamenti, marketing territoriale e agenda urbana. Chiude la squadra di governo Luigi De Vincenzo, assessore all'ecologia, igiene, sanità, ambiente, verde pubblico e servizi manutentivi. Questo è il quadro dell'esecutivo della Vetta. Per la carica di presidente del Consiglio Comunale, che sarà lasciata da Paolo Genco, si va, come ormai noto, verso l'elezione di Luigi Nacci. In merito però va aperto un capitolo a sé. L'invito dei socialisti nei mesi scorsi era chiaro. Abbiamo un percorso di garanzia istituzionale, dicevano, che possa dare serenità all'azione amministrativa ericina fino alla fine del mandato. Tradotto significa: non siamo interessati ad avere un posto in giunta, preferiremmo avere la presidenza del Consiglio Comunale. Mesi di ragionamento più o meno sotterranei alla fine hanno portato la sindaca a convincere in un certo senso anche Giacomo Tranchida, e da sabato i socialisti sono stati individuati come partners affidabili non solo per questo mandato ma anche come interlocutori delle prossime elezioni previste fra 2 anni e mezzo. In realtà, per dirla tutta, non è il PSI ad avere sottoscritto il documento programmatico, ma i soli Nacci ed Agugliaro a livello personale. I socialisti ericini, infatti, rumoreggiano, e non tanto sommessamente, anche i consiglieri del Partito Democratico Carmela Daidone e Pinagliastro, i quali hanno prodotto un documento con il quale prendono le distanze dall'accordo siglato e ratificato nei giorni scorsi. La montagna ha partorito il topolino, scrivono Daidone e Agliastro, e si dicono indipendenti, disposti a portare avanti il solo programma elettorale con il quale hanno chiesto il sostegno nel 2017. Per loro due, il patto firmato nei giorni scorsi ad Erice non rappresenta un rilancio costruito sui tavoli di lavoro, condivisione di obiettivi fra coloro che hanno sostenuto questa amministrazione, ma rappresenta campagne acquisti, attribuzione di cariche onoris causa, maquillage e quant'altro si pensi possa tornare utile alle prossime elezioni. Per Nacci, comunque, sembra avviarsi il percorso che lo porterà, a questo punto con difficoltà, sullo scranno più alto del Consiglio Comunale, la presidenza dell'Assemblea Consiliare, ma la parola fine, oggi, sembra lontana dall'essere scritta. Da Erice a Trapani il fine settimana è stato un periodo di cambiamenti, per esempio in ATM è cambiato l'amministratore unico. Era già tutto previsto, nessuno gridi allo scandalo. Per l'ingegnere Massimo La Rocca, dopo 3 anni di sana gestione dell'ATM SPA, è arrivato il tempo di farsi da parte per la naturale scadenza del suo incarico, già peraltro prorogato per qualche mese. Ha lavorato bene, a detta di tanti, tranne che di pochi detrattori che possiamo annoverare soprattutto in quelle frange della politica che si autoalimenta con il vecchio modo di ottenere consensi. Su Facebook, da venerdì sera, nei confronti di La Rocca è un susseguirsi di congratulazioni e ringraziamenti, oltre che di perplessità per il fatto che non sia stato riconfermato alla guida dell'azienda dei trasporti. Ma ATM si è appresa a compiere un salto in avanti e il sindaco di Trapani, nelle more che l'azienda diventi una società più articolata, che a suo interno comprenderà anche i comuni di Erice, Paceco e Favignana quali soci, ha affidato l'incarico di amministratore unico all'attuale direttore di ATM, Salvatore Barone. Incarico che durerà fino al 31 marzo prossimo. Per quella data infatti si presume possa essere definito il nuovo volto della società di trasporto con tanto di consiglio di amministrazione. La nuova governance, come previsto per legge, verrà individuata dal sindaco Tranchida, che si avvarrà del concorso dei soci comuni per l'individuazione dei 2/5 dei componenti del CDA e poi, acquisita la manifestazione di interesse, per l'individuazione degli altri 3/5 in quota comune di Trapani. Il compenso lordo complessivo del nuovo CDA, ovviamente, come previsto per legge, non potrà superare il compenso lordo dell'uscente amministratore unico, pertanto sono stati deliberati i compensi in ragione di 10.000 euro lorde annue per il presidente amministratore delegato e poco meno di 5.000 annue lorde per gli altri 4 componenti del nascituro CDA. I requisiti professionali dei componenti saranno strettamente correlati ad alcune caratteristiche professionali formative che determineranno elementi di valutazione aggiuntiva in sede di pubblico concorso per l'assunzione a tempo indeterminato del nuovo direttore generale di ATM. Anche Tranchida comunque ha espresso sentiti ringraziamenti nei confronti dell'ingegnere La Rocca.
La gestione ATM di La Rocca, dice Tranchida, presenta una società sana che comunque la nostra amministrazione vuole fare diventare soggetto di mobilità e servizi strategico nel comprensorio territoriale, aumentandone le potenzialità espressive grazie alle modifiche statutarie già intervenute con il consenso della maggioranza consiliare. Buonasera, benvenuti alla striscia informativa serale del TG Sud. Paul Penn è ancora protesta. Torniamo in serata sulla notizia che abbiamo dato oggi sul sit-in di protesta degli agenti di polizia penitenziaria. Una manifestazione che si è svolta stamane di fronte alle carceri Pietro Ceruti di Trapani, che riguarda principalmente il carcere di Trapani, ma che comunque investe un problema relativo a tutte le carceri siciliane, ed è quella della, ed è il problema della mancanza di personale. Ci sono pochi agenti di polizia penitenziaria, almeno così sostengono i sindacati di polizia. Oggi nel servizio avete ascoltato le interviste a Chicco Veneziano e Dario Quattrocchi. Nel servizio di questa sera invece vi facciamo ascoltare la voce di altri due sindacalisti della polizia penitenziaria, Domenico Ballotta della FNS, della FNS CISL Sicilia e Luigi Alfano dell'USPP. Vediamo il servizio. Hanno approfittato della presenza del capo dipartimento nazionale dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, per fare sentire la loro voce. Sit-in di protesta questa mattina da parte dei sindacati e degli agenti della penitenziaria che ancora una volta denunciano la carenza di personale. A scatenare la protesta, l'apertura del padiglione Tirreno presso le carceri Pietro Cerulli di Trapani. Noi facciamo turni massacranti, non è possibile che nell'era del 2000-2019 un corpo di polizia penitenziaria, quello nostro, a tutt'oggi calcola 8 ore, 9 ore di servizio. Tutto questo è impensabile quando un accordo, l'accordo quadro, il contratto stabilisce che i dipendenti e i lavoratori devono fare 6 ore. Dopo la turnazione non c'è riposo, non c'è lo smontante, c'è diritti calpestati quotidianamente. La responsabilità non può ricadere soltanto a noi operatori, quando loro, oggi l'amministrazione nasce per rivendicare con gran forza che abbiamo bisogno di personale. Non si possono aprire padiglioni sempre riguardo ai detenuti per sovraccaricare i detenuti rispetto a questa situazione e poi parlare con il personale. Noi personale abbiamo bisogno. Un problema che affligge non solo le carceri trapanesi ma esteso in tutta la Sicilia. Noi registriamo che qua a Trapani come in tutta la Sicilia abbiamo mancanza di personale e vengono accorpati i posti di servizio che noi non siamo d'accordo perché ne va meno della vigilanza per i detenuti, diciamo, i detenuti da sorvegliare. Il personale, diciamo, non è che arriva a essere il capro espiatorio di tutto questo sistema, di tutta questa struttura, anche perché non è che diamo solo la colpa al comandante o al direttore, perché anche loro hanno i loro limiti, naturalmente, se non hanno personale non possono accorpare. La protesta diciamo centrale è quella degli agenti di polizia penitenziaria, però il tema delle carceri è molto più ampio. Nei giorni scorsi una nota sindacale da parte della UIL Pubblica Amministrazione è stata inviata proprio al capo dipartimento nazionale dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini per quel che riguarda anche il personale civile delle carceri siciliane e in particolare del carcere di Trapani. Con il nuovo padiglione aperto, il padiglione Tirreno, la popolazione carceraria del Pietro Cerulli salirà a 600 detenuti, mentre il personale civile, quello amministrativo, rimane sempre lo stesso, di poche unità. Quindi insieme alla protesta della Paul Penn c'è anche la protesta della UIL Pubblica Amministrazione per quel che riguarda il personale civile. Con questa notizia in apertura della nostra edizione serale del telegiornale noi ci fermiamo. Dopo un po' di pubblicità tornerà la striscia informativa, questa volta con in studio Nicola Baldarotta.